Basta polemiche sull'acqua. Il sindaco di Pescara Carlo Masci prende di petto il problema della carenza idrica e invoca collaborazione nel trovare la soluzione, ovvero comprendere quanto sia prezioso questo bene e rendersi autori, ognuno nel proprio piccolo, di un cambio di passo che aiuta anche l'ambiente. Quindi l'ideale sarebbe, sfruttando gli incentivi esistenti, che tutti i palazzi, le case e i condomini si dotassero di un serbatoio adeguato al piano terra e di un'autoclave per portare l'acqua ai piani superiori. Masci ha incontrato in queste ore il direttore generale dell'ACA, l'azienda consortile acquedottistica, per fare il punto sugli interventi in corso e ha convocato un vertice per giovedì mattina alle 10 in sala giunta con le associazioni di categoria e dei consumatori, con la ASL, oltre che con gli stessi vertici di ACA ed ERSI. Arrivano 2.900 litri al secondo di acqua, ne occorrerebbero da 3.500 a 4.000, quindi c'è un deficit importante che viene soddisfatto con la chiusura delle erogazioni in determinate ore del giorno. È un problema, è un grande problema, però io lo continuo a dire non solo da oggi, perché quando si parla di transizione ambientale vuol dire anche questo, vuol dire anche organizzarsi per quello che sta succedendo. Abbiamo la necessità tutti di avere i serbatoi adeguati al consumo e gli impianti di autoclave. Ed è stata la presidente di ACA, Giovanna Brandelli, a margine dell'incontro incentrato sulle criticità di Chieti, a chiarire le problematiche relative alle tubazioni. La velocità di uscita dal serbatoio è molto maggiore della velocità di ricarica, quindi necessariamente dobbiamo interrompere i consumi per far recuperare ai serbatoi il giusto livello di capacità, il giusto livello di pressione per alimentare poi la rete. Ci sono misure gestionali, il razionamento.